Campionato mondiale professionisti a Reims. Il fiorfiore del ciclismo si dà battaglia su un percorso tra i più duri per il simbolo iridato che condenserà in un giorno il frutto di un anno. Allora Binda diede ai Coppi i galoni del commissario tecnico in corsa. Cioè Coppi ha tanta esperienza, Coppi è qua, Coppi è là, quindi se Coppi dice qualcosa fate finta che ve lo dica io. E fra gli ordini che lui aveva dato, Binda, che Coppi naturalmente doveva cercare che noi rispettassimo, aveva detto: oh, cercate di esserci in tutte le fughe. Se la fuga è numerosa, almeno due italiano, se è numerosissima, almeno tre. E se la fuga è piccolissima, almeno che ci sia un italiano. Allora va via Bobè, poi va via Wagmas e lì va dietro Nencini. Io ero lì davanti al gruppo, ero già tranquillo. E a un certo punto Coppi: vai anche tu. Dico: no, hai visto chi c'è Gastone? No, vai anche tu. Ma come vado anch'io? Scusa, ma Binda ha detto così, che vada almeno uno, se sono in quattro, ce n'è già uno, c'è Nencini, fra l'altro non è che ci sia. Insiste, vai anche tu. Allora sono partito. Che lui diceva: poi l'ho mandato via pensando che scoppiasse subito a finire a vincere la corsa. Come sono rientrato, Nencini fa un po' l'arrabbiato, come dice: cosa viene a cercare? Ci sono io, gli accordi non sono mica. Guarda, Coppi, e gli ho ripetuto lui, che Coppi per 5-6 volte mi ha detto: vai anche tu. Allora lui ha scossato la testa, avrà detto: qui non ci si capisce più niente, e abbiamo cominciato a pedalare. Va a finire, è finita così. Il gioco degli italiani riesce. Però io se ho vinto per merito di Coppi, perché la verità bisogna dirla. Ecco, quindi io ho vinto perché ero davanti. Se io non fossi stato là davanti non avrei mai potuto vincere quel mondiale lì. È giusto che uomini di sport rendano omaggio all'eroe Francesco Baracca, in quella Lugo che è trampolino del Giro di Romagna. Mi piacerebbe dire qualcosa, perché alla Baracca io sono stato un anno solo, ma sono stato bene. Sono stato nel 52, poi ho fatto 53, 54, 55 e 56 fuori. Ricordo più o meno quello che erano le società dilettantistiche del momento, dove c'erano quei due o tre che facevano un po' di tutto, e poi c'erano tutti gli aiutanti, quello che andava a prendere l'acqua minerale per i corridori, quello che andava a fare i biglietti del treno, quello che veniva con la macchina piccola che caricava 10 corridori con 10 biciclette per andare a correre. Insomma, di Bon Giovanni io credevo che fosse il capo della baracca, che facesse tutto lui, come in effetti faceva tutto lui. Però andavamo sempre da lui nella sede della Croce Rossa di Lugo. E un bel giorno imparo che lui era il presidente della Croce Rossa di Lugo. Ma lui per la Croce Rossa, per me, non sapeva neanche che cos'era la Croce Rossa in proporzione al tempo che dedicava alla baracca. Facemmo la Coppa Italia, che era il campionato italiano a squadre, a cronometro. Il mio suocero era presidente, era Niccolò Biondo di Carpi. Era Niccolò Biondo di Carpi, diceva mio futuro suocero, allora se noi avessimo uno come Baldini potremmo sperare di vincere la finale nazionale, invece così non ce la faremo. Vogliamo Baldini, allora Bon Giovanni dice: noi l'abbiamo levato, una cosa e l'altra, adesso ce la potete via. Ci darete almeno a fare una bella mangiata di mortadella. E il pagamento, il cambio, insomma, fu una mortadella. Ma si vede che io ero da romagnolo come sono, stavo bene in Romagna e mi portava anche fortuna questo nome, perché io, dopo essere stato un anno nella baracca di Lugo come dilettante, tornato in Romagna e proprio alla prima corsa importante, che era il Giro di Romagna, organizzato sempre dalla stessa società baracca, dove 4 anni prima c'ero stato da dilettante, e sono riuscito a vincere questa corsa, quindi segno che il mio nome era legato alla Romagna, ma che il nome della baracca mi portava fortuna. Per quel che mi riguarda, abbiamo appena passato il periodo dei 50 anni, infatti hanno festeggiato diverse mie vittorie che eravamo al 50° anno. Il Giro di Romagna, e si vede anche, è molto più vecchio di me, infatti quest'altrano compie 100 anni, quindi io lo invidio, perché nonostante che abbia 100 anni è sempre fresco, mentre invece io sono diventato vecchio, e che auguro
al Giro di Romagna, è un grande centenario e poi perché no, un grande due centenario, perché sicuramente nessuno di noi ci sarà, ma il Giro di Romagna compirà anche 200 anni. Da allora Baldini vinse quasi esclusivamente a cronometro. Possente, con pedalate che sembravano sparare ginocchio contro la bocca, segnò tutte le classiche contro il tempo, compreso il Gran Premio delle Nazioni. Tentò ancora giro e tour, piazzamenti mediocri. Sembrava che il lavoro di gruppo gli procurasse noia, e forse era così. Corridore puro e uomo intelligente, Baldini non amava del ciclismo i rumori, sia quelli delle frenate di tanti, per paura, sia quelli che è più giusto chiamare voci. Amava pure la vita, gli piaceva il cibo, lo accusarono di lasciarsi ingrassare. L'idea di una bicicletta come strumento di tortura divenne in lui ricorrente ed anche legittima. Dissero che, a ciclismo agonistico finito, Ercole Baldini non avrebbe pedalato più, neanche per diporto, e siccome lui non smentì, passò per blasfemo nei riguardi del sacro strumento. Smise nel 1964, dopo aver vinto molto, aver vinto quasi tutto quello che il destino, regalandogli la classe, gli aveva in un certo senso prescritto. Sino al 1964, anno delle sue ultime pedalate da gara, si fece grandi bagni di folla, specialmente nella sua Romagna, per le prove a cronometro. Non si è più visto, forse non si vedrà mai, un altro come lui, così possente e così a disagio nella parte di uomo possente. Baldini era un aristocraticissimo contadino. La bicicletta gli andò bene sinché non sembrò pretendere la plebizzazione del personaggio, per compiacere alle masse che lo volevano spavaldo e sanguigno. Smise tranquillo, comunque, in mezzo ai suoi tifosi disperati per quella dissipazione parziale di un enorme talento. Lo chiamarono a fare il direttore sportivo. Non sapeva recitare commedie di potere e continuò per tanto tempo a sorridere dolce, persino un po' triste, a chi gli chiedeva come mai lui non era diventato Coppi e anche come mai non nasceva un altro Baldini. Il missile Baldini voleva, i gran campioni sono tutti liquidati, la maglia rosa conquistato già, la gente sta ansiosa ad osservare il giro ed or l'Italia acclama il suo campione. Tutte le donne lo vogliono baciare, mentre lontan si sente già cantare, miei cari amici lontani e vicini. Per il ciclismo a Gian Baldini, cantate in cuore, battete le mani, perché onora il popolo italiano, e i cari amici lontani e vicini, ormai sapete chi è Baldini, non mi sbagliate, puntate su qui, viva Baldini!